Chiara, nell'offertorio, cosa ti senti di offrire in questo momento di pandemia e di grande difficoltà? Vorrei presentare al Padre il grido dell'umanità sofferente, ecco, il grido di tutti i nostri fratelli che in questo momento si sentono disperati, emarginati, scartati, abbandonati, la sofferenza di tutti coloro che si sentono prostrati sotto il peso di croci troppo pesanti per le loro fragili spalle, le lacrime delle ragazze che percorrono freddi marciapiedi, imprigionate nella prostituzione e schiavitù, vittime della più infame delle schiavitù, il grido di tanti bambini innocenti che vivono nelle strade e sono stati defraudati della loro purezza e ogni giorno subiscono violenze di ogni tipo, tutte le vittime della pandemia, tutte le persone che soffrono per la situazione economica. Ecco, vogliamo presentare a un padre che sappiamo che ci ama immensamente questo grido, unirci al grido di Gesù che si ripete nel grido dei nostri fratelli, perché? Ecco, sapendo che in Lui possiamo trovare quella risposta di amore al nostro cuore. Chiara, mentre c'è la distribuzione della comunione nella Basilica di San Pietro, ripercorriamo un momento quello che è accaduto un anno fa, il 27 marzo, quando Papa Francesco ha voluto fare questa Statio Orbis nella piazza vuota sotto la pioggia. E oltre a pregare per l'intercessione per la pandemia e a farsi vicino a credenti e non credenti, però ha anche invitato a sentirci tutti su una stessa barca, a remare tutti insieme. Ha detto la cosa peggiore di questa crisi sarebbe sprecarla. Cosa significa questo in positivo rispetto a ciò che stiamo attraversando? Certo, ricordiamo quel momento come un momento in cui il mondo si è fermato intorno al Papa solo in questa piazza San Pietro e queste parole che lui ci ha ricordato in questa notte terribile, no? Che ci siamo ritrovati colti di sorpresa da una tempesta furiosa e, come tu dicevi, appunto ci siamo scoperti sulla stessa barca, fragili, bisognosi gli uni degli altri. Ecco, nella necessità di dover remare insieme. Credo che niente come le sfide che stiamo affrontando oggi ci riportano sulla necessità di riscoprirci fratelli, fratelli in una barca che è ancora in tempesta, fratelli che hanno bisogno di remare insieme, ecco, ma anche non solo bisognosi gli uni degli altri, ma veramente bisognosi di aver fiducia in Dio, no? Di sapere che il Maestro è lì, sembra che dorme, ma è lì con noi, sulla nostra barca, ed è l'Emanuele, il Dio con noi, che si prende cura di noi. Quello che mi colpisce di questa pandemia, ecco, è che noi eravamo un po' accecati dalla nostra superbia, dai nostri deliri di onnipotenza, dal nostro sentirci ricchi delle nostre scoperte scientifiche, tecnologiche, ed è bastato questo virus a metterci in ginocchio a tutti, no? Ma ci ha messo in ginocchio e spero che questo metterci in ginocchio serva proprio per ricordarci che abbiamo bisogno di pregare e che è proprio nella preghiera, in questo aprire, come ci ricordava Papa Francesco, aprire il cuore al dono dello Spirito Santo, aprire il cuore all'amore di Dio, che possiamo ritrovare quella pace di cui il nostro cuore in questo tempo ha un bisogno disperato. Possiamo ritrovare quella speranza di sapere che comunque abbiamo un Padre a cui tutto è possibile e che se ci fidiamo di Lui, anche se in questo momento non riusciamo a vederlo perché siamo nella notte, abbiamo quella fede che ci assicura la parola di Dio che tutto concorre a un bene per coloro che amano Dio. Ecco, credo quindi che possiamo affrontare questa sfida della pandemia proprio con fratelli tutti, ecco, riscoprendoci fratelli e figli dello stesso Padre. Mi ha colpito l'intensità con cui seguivi la messa. Siamo in uno studio televisivo, ma la concentrazione
e la partecipazione con cui stavi seguendo la celebrazione. Tu hai cominciato giovanissima alla stazione Termini a raccogliere i più diseredati, i più disperati, quelli di cui parlava Papa Francesco oggi anche nell'omelia, e hai proposto loro e proponi loro un percorso di recupero che però è basato anche sulla fede, sulla spiritualità, sulla proposta di Gesù. A me questo ha sempre colpito, perché ci saranno anche tanti non credenti. Ecco, cosa significa per loro questo tipo di proposta che tu fai? Ma ecco, come ci ricordava proprio adesso Papa Francesco, Gesù non è solo un uomo grande da ammirare, ma dobbiamo lasciarci mettere in crisi, mettere in discussione da lui. Ecco, la proposta che fin dall'inizio ho sentito di dover fare a tutti i ragazzi accolti che vengono da storie veramente di inferno, dei più vari, dalla tossicodipendenza, la prostituzione, schiavitù, carcere, abbandoni, emarginazione, immigrazione, è stato proprio questo aver scoperto che Gesù è la via e la verità e la vita, questo essermi immersa, dicevi, ero molto concentrato, perché ogni volta per me immergermi nella contemplazione di questo amore pazzesco di Dio, del Signore della creazione, che dà la sua vita per noi, ci ama fino al punto di dare la sua vita per noi. Ecco, per noi cristiani, se crediamo davvero che il Signore della creazione è venuto su questa terra, come Lui ha detto, per donarci la vita, donarcela in abbondanza, per donarci la pace, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non è sufficiente ascoltare le sue parole, no? Dobbiamo lasciarci mettere in crisi. La stessa proposta ho cercato di farla a ragazzi anche senza fede, no? Proviamo a vivere quello che questo grande uomo ha detto. Ed è nato un percorso che abbiamo chiamato Spirit Therapy, di arte d'amare, di conoscenza di sé, di guarigione del cuore, basato anche su tante scoperte che vengono dalla parola di Dio, che sono scoperte che possono essere valide per tutti. È comunque un libro di sapienza. E abbiamo proposto a tutti. E ho visto questi frutti pazzeschi, perché persone che avevano vissuto ai margini della società oggi sono testimoni della gioia di Cristo risorto, percorrono quelle stesse strade in cui vivevano di espedienti, di violenza, di criminalità, testimoniando il mistero pasquale. Io ero morto, grazie all'amore di Dio sono tornato in vita. Ecco, e anche in questo tempo stiamo proponendo questo percorso, anche online, interconnessi, e con poi dividendoci in gruppi per approfondire, e in cui affrontare queste varie difficoltà che il tempo della pandemia ci sta proponendo, affrontarle insieme. Siamo interconnessi con 20.000 persone di 57 paesi, affrontare come superare l'ansia grazie ai consigli che ci dà Gesù, come affrontare e dare un senso alla sofferenza, al non senso della sofferenza, come dare un senso alla morte. Ecco, tutte domande che ci mettono quanto mai in crisi in questo momento, ma di cui possiamo trovare delle risposte e dei suggerimenti preziosissimi per tutti noi nelle parole di colui che è il Verbo di Dio per noi cristiani, che è un grande uomo per tutti.